ويشوفون يقول لما تعلق الصف الخامس عن جني عن فينيسيان تفضل طلع تفرج تفرج يا ابو تفرج احسن لك تفرج Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Arriviamo in Pakistan, Mario, Giampaolo ed io, il 16 giugno 2018. Da Skardu, dove rimaniamo alcuni giorni, giusto il tempo per Mario e Giampaolo di organizzare il materiale della loro spedizione turistica al G1, parte la strada per Ascoli, ultimo villaggio all'imbocco della valle che conduce al K2. Da lì partirà il nostro trekking. Il viaggio è lungo e difficoltoso, quasi interamente su strada sterrata, stretta e malmessa, spesso a strapiombo sul sottostante fiume Shigar prima e Braldu poi. 8 estenuanti ore di jeep che letteralmente ci allontanano dalla civiltà e ci immergono in una terra deserta e quasi sconosciuta. Ci ha appena raccontato cosa era successo l'anno scorso. Praticamente una delle sue jeep addirittura aveva anche dei bidoni
proprio su quella zippa lì, è caduta su questo tratto molto pericoloso, sono morti in tre. E la jeep è caduta giù nel fiume, quindi? Nel fiume, certo. 5 persone. Attraversare i numerosi ponti in legno costituisce sempre un'impresa particolarmente rischiosa. Arrivati ad Ascoli, questi sono i nostri jeep. E qua su le nostre tende. Welcome to our school, huh? Thank you. Welcome. Thank you. Hello. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Siamo in partenza da Ascoli o Ascoli, qui c'è chi lo pronuncia in un modo e chi in un altro. E iniziamo adesso il trekking lungo la valle che risale poi il ghiacciaio del Baltoro, dirette al Circo del Concordia. I Balti e i portatori stanno raccogliendo tutto il materiale del trekking, il materiale alpinistico, hanno smontato il campo. E ora stiamo partendo. Giornata oggi un po' coperta, ma andiamo. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning,
in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. But your belly's empty. Le montagne si fanno sempre più aspre e il paesaggio desertico. Da qui in avanti non si incontrano villaggi abitati. Ci incamminiamo lungo una terra incontaminata, ricca di fascino, ma assolutamente ostile all'uomo. Empty and the hunger so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Ecco la capretta che ci accompagnerà fino a Paju
e poi a Paju mi sa che ci lascerà. I nostri portatori sono al lavoro. Questa è la nostra cucina. Is it good? Manca poco a Paju, ma ci siamo quasi. Paju in quell'oasi verde là, là dietro, là in fondo, sulla sinistra. Da qua si vede dall'alto il fiume Braldo che sgorga dal ghiacciaio del Baltolo. Si vede la testata del ghiacciaio là in fondo, illuminato dal sole, un po' avvolte dalle nubi, le cattedrali. E a sinistra delle cattedrali, o più nascoste, le torri del Trango. Paesaggio spettacolare. Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Avrei detto un cazzo in Isgadam. New shoes for the donkey. Yeah, yeah, yeah. New shoes, okay? New shoes. What are you going to do now? Al camp di Paju, posto a 3400 metri di quota, ci fermiamo un paio di notti per favorire una migliore acclimatazione. Yeah,
giorno di riposo, pioggia, vento, bufera di sabbia prima, la cosa migliore è rimanere in tenda, caldo. E questa sera a cena faremo il punto della situazione. Domani ricominciamo con il trekking, la tappa ci porterà ad Urducas, è la tappa più lunga del trekking, e saliamo sul ghiacciaio del Baltolo e lo risaliamo fino appunto ad arrivare ad Urducas, e dopodiché ci mancano due tappe per arrivare al Circo del Concordia, Gore 2 e appunto Concordia, dove tempo permettendo speriamo di riuscire a vedere il K2 e i grandi 8000 che circondano quella zona meravigliosa. La mattina dopo si affronta il ghiacciaio del Baltolo. Il percorso si fa estenuante, la quota progressivamente aumenta in un continuo saliscendi sugli sconnessi sfasciumi dei detriti morenici del ghiacciaio. Camminiamo prima sotto al sole cocente, poi sotto una pioggia fina e incessante. Impariamo che sul Baltolo il meteo cambia in modo imprevedibile. Raggiungeremo il camp di Urducas verso sera, bagnati ed esausti, dopo 11 ore di cammino. Urducas è l'ultimo camp posizionato su terra. Per raggiungerlo si esce dal ghiacciaio e si sale un ripido pendio fino ad uno spiazzo posto sotto alle pareti dell'Urducas Peak, una montagna di 6000 metri. Alla sera, quando arriviamo, siamo sfiniti. Piove e fa freddo,
Il camp è pieno di fango. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, durante la notte la pioggia non accenna a smettere e a luna vengo svegliato dal rumore sordo e minaccioso di una frana. Sento le rocce scendere, sempre più veloci, sempre più vicine. Le sento alla fine rotolare a pochi metri dalla mia tenda. Siamo miracolosamente salvi. La mattina dopo si parte per Goro 2, il camp successivo. Ecco proprio. Dancing up the ocean, running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, your spine, and the pieces finally fit, and all I ever needed.
Più ti spingi avanti lungo i deserti di ghiaccio del Karakorum, più senti che tutto qui rifiuta la presenza dell'uomo. Devi farti forza per procedere, devi importelo, perché tutto qui ti respinge. Giunto a Concordia, ho la consapevolezza del fatto che il villaggio più vicino, Ascoli, quattro case letteralmente, sia a quasi una settimana di cammino da dove ci troviamo. Ay. I balti si proteggono dalla neve in ripari di fortuna, mentre le nuvole basse ancora non svelano il K2, la seconda montagna più alta della Terra. Thank you.
soul. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the wall for a lead? When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, be thinking about you,
about you. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. Siamo bloccati ad Alicamp. Il tempo è in peggioramento. Da due giorni nevica ininterrottamente. Stanotte dobbiamo partire per affrontare il Gondogoro La Pass, passo insomma dal Gondogoro. Invece le condizioni meteo non ce l'hanno consentito. Siamo qui in attesa di vedere come evolve il tempo. Vediamo domani, ma molto probabilmente pare insomma, che non sia bello nei prossimi giorni e quindi probabilmente ci toccherà tornare a Concordia e ripercorrere a ritroso il ghiacciaio del Baltoro fino a Ascoli. Vediamo, francamente spererei di riuscire a fare il passo perché sarebbe molto più breve il rientro scarto. Stiamo a vedere. Buongiorno Luca. Buongiorno. Dove siamo? Siamo a Goro 2. Goro 2. Cosa è successo oggi? Di tutto. Oggi è successo di tutto. Innanzitutto i nostri porter che vivono queste montagne e quindi hanno esperienza di queste montagne, nessuno aveva gli occhiali da sole. Quindi oggi abbiamo mezza squadra cieca e dobbiamo scendere tuttavia fino a Paju. Dove avevamo dormito noi? Abbiamo dormito là in cima, poi te lo indico, vedi quella, quell'iglu, quell'iglu è una caserma militare, siamo stati ospitati dai militari e devo dire che è stata un'esperienza epica. Io dormivo fianco a fianco con un militare che russava, ruttava, scorreggiava, mi cadeva addosso. Quando dici fianco a fianco, che vuoi dire esattamente? Quanto fianco a fianco, fortunatamente io ero nel mio sacco a pelo, lui nel suo, questa è la cosa importante. Va bene, così oggi? E oggi è successo di tutto in questi giorni, dovevamo fare il passo del Gondogoro, ha fatto una nevicata furibonda che non finiva mai. È nevicato credo 5 giorni di fila. Siamo stati costretti a tornare indietro. Ieri abbiamo fatto una lunga tappa, siamo stati bravi, da Alicamp fino a qui a Goro 2. Oggi vediamo se riusciamo ad arrivare a Paju. Inshallah, se no ci fermeremo un po' prima. Ma c'è tanta neve. Ma ci stiamo divertendo. Sì, questa è stata la cucina del giorno. Più o meno. Non so che dire. E qui abbiamo la squadra che cieca. Questo è il cuoco, il nostro amico Tizu, Sadir anche cieco. Sadik. E le altre. Dil ka junu jo ragon se baha hai, dil azmaya to darna laga hai.
Shukran.